per Malessere, dunque io lo presento. Si chiama Sergei Mackay, è un attivista del movimento alternativo popolare di Odessa, chiamato cosiddetto Kulikova Pole, dalla piazza dove si riunivano gli attivisti di questo movimento contro il governo attuale fascista di Kiev, e prima di essere bruciati, praticamente 300 loro membri sono stati, più o meno 300, le cifre esatte è difficile sapere, comunque 300 persone non sono più state rintracciabili, a parte quei cadaveri proprio evidenti, comunque lui dopo vi racconta tutto con esattezza quanti sono stati morti, trovati, quanti, comunque più o meno 300 persone non sono stati più trovati. Lui per miracolo loro erano in piazza più o meno 400 persone quel giorno lì. Quando hanno cominciato a bruciare le loro tende, che loro erano con le tende, con i bagni organizzati, praticamente erano loro tipo un piccolo Maidan, tipo come i Maidan erano le tende, loro stavano sempre lì, di quando vivevano lì per protesta, come a Maidan, tra l'altro dove continuano a vivere tuttora quelle persone, a Maidan sono sempre lì, non è che sono andati lì. Alcuni, ma la maggioranza sono ancora lì, e loro hanno creato tipo un piccolo anti-Maidan in questa enorme piazza, si chiama Kulikova Pole. Kulikova Pole era nel 1946 un campo dove i russi hanno sconfitto i mongoli, il gioco mongolo, dopo 200 anni del gioco mongolo. Per quello è anche, cioè questo Kulikova Pole è anche una cosa simbolica. E questo edificio di casa dei sindacati è stato prima, che come raccontava Sergei, è un edificio di partito comunista, la sede del Partito Comunista di Odessa. È un edificio. È un edificio di 5 piani costruito. Costruito nell'immediato, diciamo, negli anni 50 dopo guerra, un edificio di 5 piani con sottopiani sotterranei, hanno 7 piani sottoterra, cioè 5 piani sopra e 7 piani sotto, cioè questo è particolare importante, dopo che ve lo raccontiamo, perché comunque il Sergei, siccome lui e il loro, diciamo, era il loro fotografo e regista, che lui stava sempre fotografando e filmando tutto, lui per perché insomma, aspettava sua moglie, non è entrato lì per uno spazio di tempo proprio perché la sua moglie tardava, lui stava filmando dalla mattina, era lì, continuava a filmare tutto, e siccome stava aspettando sua moglie che non arrivava, lui non ha fatto in tempo a entrare in casa, perché quando il private sector è arrivato e ha cominciato a bruciare le loro tende, poi tra l'altro lui dice una cosa stranissima, perché secondo lui è stato un provocatore a attirare la gente, queste 300 persone dentro questo edificio, perché non è che loro volevano entrare o per forza dovevano entrare lì, avevano potuto andare via o andare a scappare in altri posti. Cioè loro praticamente da una parte spingevano quelle di private sector, però non è che avevano solo queste, e c'erano le persone che io non le ho mai visto prima, che dicevano con i megafoni in mano: entrate, entrate in questa casa, entrate lì, cioè gli dicevano di entrare lì, ecco per come loro sono entrati lì, cioè, certo che spinti, però cioè quella forza, cioè guidati da non si capisce da chi. Ecco, e adesso noi vi facciamo vedere il video e poi i foto che lui poi commenterà, e poi fate le domande, facete delle domande, poi anche interessante il destino anche di questi di sopravvissuti, poi tutto quello che succede dopo, poi lui racconta che situazione adesso è a Odessa, è in Ucraina, sono le cose veramente agghiaccianti, quello che succede adesso.
Odessa e in Ucraina. Che poi tra l'altro ieri siamo stati, vi dico già, che Private Sector è già qui in Italia, perché ieri abbiamo fatto una conferenza dove deve essere presente il scrittore Living, che lui non è arrivato, perché lui pesantemente minacciato, non lui ma la sua famiglia e i suoi bambini, da componenti di Private Sector in Italia, che lo seguono, hanno attentato già più di una volta alla sua vita e lo minacciano proprio, a che lui addirittura doveva rivolgersi alla Digos. Per cui la situazione, cioè vabbè, a parte Ucraina che diciamo è lontana, che loro sono già tutti qui, ma tanti, tanti. Per cui questo io vi volevo dire che è una cosa abbastanza grave secondo me. Iniziamo. Per una protesta continua, avevano anche i bagni ideologici lì, cioè tutto, loro erano ufficialmente al posto di loro protesta. E voi там никому не мешали, поле очень большое, туда может одновременно собраться до 100 тысяч человек. Diceva una piazza enorme, noi dovevamo fastidio a nessuno perché è una piazza che può contenere 100.000 persone. Поэтому ежедневно там собиралось... Per tutti i giorni ci riuniva mille persone tutti i giorni, mille persone si riunivano dal 25 febbraio fino al primo maggio. E как бы потом мы выходили в воскресенье, когда много людей, мы выходили в город. Quando domenica, quando si riuniva molta gente, noi uscivamo in città e шли по абсолютно согласованному маршруту. E abbiamo era concordato con diciamo con governo, con era concordato l'itinerario по времени и по orario località, e poteva essere diverso. Так сказали, так мы шли. Siccome era permesso, dove era permesso di andare, così non troviamo. У нас было 27 требований к правительству. Noi abbiamo avuto 27 richieste al governo, которые мы приняли на общем собрании. Che noi abbiamo concordato e accettato alla riunione del comitato di tutti, alla riunione al suffragio collettivo di tutti. И 24 из этих требований, они такие же, как и у вас. E 24 richieste sono quelli che avete anche voi. Долой коррупционеров. Via la corruzione. Там, больше трудовых мест. Più piazzi, più posti di lavoro. Дешевые лекарства. Le medicine che costano poco. Ну, такое. Tutto, diciamo, erano le richieste sociali. Люди, non politiche, ma sociali. Всего мира нормальные проголосуют за. Tutte le persone normali di tutto il mondo voterebbero di sì, solo escludendo oligarchi e i loro governi, che non li eseguono. У нас было три требования, которые не соответствовали понятиям. Ну, то есть наших оппонентов, то есть они противоречили. Solo tre richieste erano in contrasto con, diciamo, i loro oppositori. Первое, мы требовали, чтобы нам сделали русский язык вторым государственным. La prima cosa che chiedevamo, lingua russa come seconda lingua di Stato. Потому что во многих странах, в Швейцарии 4 языка. Perché in Svizzera ci sono 4 lingue. В Канаде 2 языка. In Canada, во многих странах государственных языков несколько. In molti paesi del mondo ci sono tante. Даже английский второй государственный. Tante lingue. In India anche inglese. Addirittura in Italia 3. In Italia 3. In Italia sono tre lingue. Criminale. Non c'era niente di criminale. Но националистическое правительство кричало: нет, только украинское. Però il governo nazionalista, nazi, diciamo, fascista, nazionalista, non era neanche, no, solo ucraino.
Украину. Это при том, если лингва русса. Это при том, что 70% населения Украины говорит на русском. 70% della popolazione ucraina parla russo. И думает на русском. E pensa anche russo. E non sa neanche ucraino. Questo è un po' confermare, perché io sono state varie volte in Ucraina, non ho mai sentito parlare ucraino. Mai. То есть меньшинство заставляет большинство... La minoranza, praticamente la minoranza delle province dell'Ovest, che prima appartenevano alla Polonia, ecco perché loro, alla Polonia e all'impero austro-ungarico, ecco perché loro sono nazionalisti ucraini, vuole, cioè la minoranza vuole imporre alla maggioranza la loro volontà, questo è il colmo veramente. Мы же не требуем отменить украинский. Мы говорим, дайте нам равные права. Sì, vogliono i diritti uguali per la lingua russa, chiedevano. Второе требование, которое тоже категорически, это требование федерализации. E la seconda richiesta è la federalizzazione. Anche questo, su questo erano loro categorici. Не отдельная республика. Non è che volevamo fare una repubblica di Odessa. Не присоединение к России. Non volevo annessione alla Russia. В единой Украине, на Украину мира, федеративный округ, на уно стату федеральный. Что сложного? ФРГ, Германия, Соединенные Штаты Америки, кантоны Швейцарии, Швейцария, в Бельгии, Бельгия, вообще, no problem. Нет, говорит наше правительство. Но, no, governo dice no. Потому что наше правительство поставлено с Уолл-стрит. Perché il nostro governo è stato messo da Wall Street. А зачем Wall Street иметь 10 книжков? E perché Wall Street deve avere 10 principati? Достаточно одного царя Порошенко. Basta uno zar Poroshenko. Пусть он ворует. Va bene che ruba. Но он один. Però è uno solo. Поэтому никакой федерализации вам не будет. Per cui nessuna federalizzazione. А мы хотим иметь общие украинские законы, но и свои отдельные, которые будут отличаться от их. Che loro in conforme alle leggi unitarie ucraine volevano le leggi solo loro. Когда украинское правительство поощряет, чтобы сносили памятники Ленина, il governo ucraino favorisce l'abolizione dei monumenti storici a Lenin, alle capi di rivoluzione. И когда они приезжают к нам в Одессу из западных областей, che loro quando dall'Occidente arrivano alle Odessa, и пытаются у нас снести памятники il monumento alla Caterina II, fondatrice della città. А в Измаиле памятник полководцу Суворову. All'Ismail il monumento al famoso Suvorov che ha attraversato gli Alpi è stato in Italia, per la famosa battaglia su Trebbia. Да, он, кстати, воевал в Италии. Вот. И другие памятники не нужны. И поставить вместо них памятники фашистам. И loro volevano monumenti di Bandera e di Шухевич, i nazionalisti ucraini che combattevano, facevano durante la Seconda Guerra Mondiale con i tedeschi SS. Но мы хотим, чтобы у нас это было уголовно наказуемо. Perché noi vogliamo, in Odessa noi, loro volevano, tutto lo volevano, che questo sarebbe stato perseguibile criminalmente, cioè diciamo in abolizione dei loro memorie storiche. Adesso Simonenko è il Partito Comunista. Noi vogliamo sapere cosa sta succedendo esattamente. Praticamente in clandestinità. На западной Украине они 100% в подполье. In Ucraina dell'Ovest sono 100% in clandestinità. Все офисы коммунистической партии разгромлены. Tutti gli uffici del Partito Comunista sono stati distrutti. Если человек где-то открыто скажет, что он член компартии, его могут убить. Se una persona apertamente dirà che lui è comunista, può essere ucciso. У нас, ну буду говорить, у нас в Одессе они просто молчат. Io parlo di Odessa, sono zitti, non parlano. В
Киеве все офисы Компартии сожжены, захвачены, в них находится правый сектор. А Киев, тут и уфичи, и партии коммунистов, что стали кручать и окупать на правый сектор. И коммунисты, сидящие в парламенте, и коммунисты, которые ancora sono in parlamento, говорят в парламенте, пусть освободят наши офисы, ваши больницы. И dicono, dovete liberare i nostri uffici. На это им нет никакого ответа. Loro non li ascoltano neanche, loro non li hanno ancora, cioè, li tengono ancora lì perché non possono giuridicamente ancora buttarli fuori dal Parlamento, sono ancora dentro il Parlamento, però non possono parlare, non possono dire. Протестуя против этого, как бы выражая свой протест, вот в парламенте коммунисты не голосуют ни за один закон. L'unica protesta che possono fare è non votare. Quando loro fanno le votazioni, loro non partecipano alle votazioni. Simonenko самому сожгли дом. È stata bruciata la casa di Simonenko. Но это был дом его сына. Però è stata la casa di suo figlio. И коммунистам каждый день грозят тем, что и они будут категорически запрещены на Украине. E ogni giorno dicono che saranno proibiti, che li minacciano, che saranno proibiti in Ucraina. И все будут подвергнуты аресту как сепаратисты. E tutti saranno arrestati come separatisti, i comunisti. То есть сегодняшнее правительство фашистов. Il governo di oggi di fascisti, Национал-социалистическая партия Германии. А у нас социал-националистическая свобода. Loro lo chiamano la libertà nazionale. Nazionale sociale libertà. All'inizio degli anni 2000 era Partito Nazional Socialista. È divenuto successivamente libertà. Коммунистов, евреев, программа, nella programma è c'è scritto, dice che può guardare su internet, nel loro programma c'è scritto ammazzare comunisti, ebrei e russi. È proprio nel loro programma, il programma di questo Mascali. Mascali. Vabbè, Mascali. 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 А под москалями они понимают все, кто на русском языке говорит. Mascali per loro tutti quelli che parlano russo. Tutti, 70% diciamo della popolazione di Ucraina, che dobbiamo ammazzare, 70% di popolazione di Ucraina, mascherine perché parlano russo. Svetlana, allora ci interessava sapere, corrisponde quindi il fatto che fosse lasciata solo la lingua russa, fosse lasciato solo l'ucraino e non si potesse parlare il russo. Sì. Era uno dei primi decreti, era una delle prime leggi che ha fatto il governo. Sì. Sì, no, ma quello sono questo, via. Ecco. Quindi loro rivendicavano come seconda lingua il russo. Sì. Adesso il punto è questo. Oggi abbiamo visto gli avvenimenti. Mi puoi chiedere se ha delle notizie di Lugansk? Di Lugansk? Di Lugansk, oggi. Oggi? Sì. No, anch'io ho notizie di Lugansk. Bene, ditecelo. Allora, ma io sono sempre, io guardo, comunque se vi interessa... digitate Anna con due N, Anna News Info, e queste sono le notizie direttamente da Donbass, che si chiama Donbass antinazista, proprio così, against Nazi, che con tutto il loro notiziario con sottotitoli in inglese, per chi sa inglese che passa con sottotitoli in inglese. Allora, la notizia è che stamattina è stata lasciata Slavyansk, i nostri, io chiamo i nostri perché come chiamarli in italiano,
loro sono usciti dalla città, però per fortuna senza perdite, e hanno portato via tutti i loro carri armati, tutto quello che diciamo abbastanza per motivo, perché siccome li hanno cerchiato, loro non potevano certo competere con l'esercito numericamente, anche tecnicamente, sono stati assolutamente accerchiati, però sono riusciti a uscire senza perdite, diciamo, nel genere militare, e vanno verso Donetsk per riunirsi a altre forze per creare, diciamo, un esercito più numeroso. La città praticamente deserta, sono rimaste solo 30.000 persone, semidistrutta, la gente che è rimasta, sono rimaste praticamente solo vecchi e ammalati, e la stessa cosa anche a Krematorsk, perché la gente, diciamo, ha molta paura, perché loro, bravo insetto, e quando occupano le città fanno cosiddette pulizie, come li chiamano, ammazzano tutti i simpatizzanti, diciamo, si ammazzano donne, bambini, tutti, come è successo già in paesini, perché lì tutto è fatto di tutti i piccoli paesini, in questi paesini che loro hanno occupato. Per cui i miei fratelli sono a Krematorsk, infatti sono le persone anziane, il mio fratello ha 70 anni e fa fatica a camminare perché ha le gambe malate, non potevano uscire, non potevano scappare, e mi raccontavano delle cose terribili, che i cadaveri con le ruspe li raccoglievano, cioè talmente tanti morti. Poi tutte queste cifre sono veramente sono molto approssimativamente, diciamo, ufficialmente, mi ha detto sempre dalla Russia, ma poi i russi non è che drammatizzano, la televisione adesso non fa vedere niente, non drammatizza. Sono più o meno 5.000, erano prima di questa ultima settimana, sono più o meno 5.000 morti che erano prima di questa settimana, di cui la maggioranza sono più civili che militari, 3.000 più o meno civili e 2.000 militari. Volevo chiedere qual è più o meno come gli americani, gli Stati Uniti d'America, i loro metodi, no? Per creare queste cose. E in Ucraina non hanno fatto niente di nuovo, non hanno fatto assolutamente niente di nuovo, perché soprattutto negli ultimi anni nei paesi musulmani usano gli jihadisti, e abbiamo imparato che in Sud America e in Est Europa usano fascisti, nazisti, eccetera, eccetera. Facciamo la domanda. Sì, la domanda. Ma sì, abbiamo appena iniziato, vuole far vedere le foto, perché abbiamo appena iniziato a far vedere le foto. Sull'informazione, no? E quindi poi tutta l'informazione viene completamente ribaltata. Per cui sul quale le prime notizie che sono arrivate qua ci hanno messo 2 o 3 giorni ad arrivare e a capirci qualcosa. Se tu non hai... Tica, 2 secondi, dai, sono le notizie, no? L'incendio della casa dei sindacati di Odessa è stato dato grosso modo così. Ci sono stati degli scontri a Odessa, c'è stato un incendio nella casa dei sindacati e ci sono stati una 50 di morti. Non hanno detto chi ha bruciato, chi è morto, non hanno detto nulla. Però in effetti poi le notizie che sono arrivate qui poco a poco, quelle che sembra poi fosse la verità, volevo capire lui cosa dice, è che la gran parte delle persone morte in quel palazzo non sono morte bruciate. Le notizie che sono arrivate qua dicono che sono morti. Adesso spiegherai quello che stava, sì, adesso scusate, io dovevo ascoltare la parola. Cioè, prima giustiziati e poi. Sì, bruciati. Lui infatti racconterà tutto, infatti lui è questo, diciamo, che è più interessante raccontare. Adesso io do la parola alla signora che purtroppo deve tornare, che è venuta da fuori Milano con il treno. Si chiama Marina Milanese, lei è di Mariupol, e prima di andare via vorrebbe dire 2 cose. Allora, io volevo ringraziare gli organizzatori per aver organizzato questo incontro informativo, anche se che, ma io mi rivolgo a voi, maggior parte di voi siete italiani. Quando tornate a casa, dite ai vostri amici, scrivete su Facebook, su Twitter, perché qui non si dice niente. Maggior parte della popolazione non sa niente sul genocidio che c'è adesso
in questi giorni le città di Slaviansk, Kramatorsk, Donetsk, che stanno bombardando con le armi vietate, con le bombe a grappolo, stanno usando i missili, artiglieria pesante. E perché? Perché il governo ha venduto il territorio di Slaviansk, ricco di giacimenti di gas, a Shell e Chevron. Hanno venduto per 50 anni che devono fare estrazioni con metodo fracking. Quindi il popolo lì anche non ci sta, non c'è il popolo, non c'è il problema. Li stanno massacrando nel totale silenzio di tutta Europa, di questa Europa dei banchieri. E voglio ricordare anche che tre giorni dopo il colpo di Stato, premier ucraino è venuto qui e Renzi ha subito riconosciuto questo governo fascista e mandato da Papa. Si pronunci qualcosa contro i bambini. Adesso da una, scusate l'emozione, da una settimana che si parla di tre ragazzi ebrei, morti di tre. Non è giusto che muoiono ragazzi, però in Ucraina sono morti più di 40 bambini. E qui non si è detto niente. E ci chiamano separatisti e terroristi. Se vogliamo sapere chi è il terrorista? Terrorista quello che mette le bombe, quello che prende le persone in ostaggio, che rivendica la sua azione, questo non si fa. In Russia sono più, scusate, in sud-est Ucraina sono più di 15 milioni di russoparlanti che sono stati dichiarati terroristi e separatisti. E sempre per interessi economici. Per questo mi è un po' fatto specie la domanda del ragazzo per se sono stati attentati contro i ebrei. A sud-est, Mariupol, Donetsk, ci sono russi, ucraini, greci, ebrei, bulgari, ce n'è di tutto, ma tutti quanti si considerano slavi e vanno massacrati nel totale silenzio. Io da tanti giorni aspetto che, non so, Rai, CC News, Mediaset mi dice qualcosa, niente, e lì la gente muore. Io sono andato davanti alla Rai a protestare, dobbiamo andare davanti niente, alla Rai. Non dicono niente. No, davanti alla Rai. Questo vi prego, quando tornate a casa, dite, spiegate, perché tanta gente non sa, ma cosa c'è in Ucraina, ma cosa sta succedendo? Se hanno qualche parente o amico da quelle parti lì, magari sanno. Ma per il resto, si guarda il calcio, si guarda il Grande Fratello, si guarda tante altre cazzate, ma la guerra è vicina. Ora, mi fa cuore una cosa. Quelli che sono qui frequentano i social network. Io personalmente li uso come bacheca per Casa Rossa, per Comitato contro la guerra. Non ho una pagina corrispondente a me, forse perché farei fatica a stare in una pagina di Facebook. Ma il punto è che ancora una volta è saltato fuori il tema della comunicazione, che noi stiamo scontando veramente. Io faccio già una proposta. Quando noi lo faremo girare? Intanto coloro che non hanno lasciato la mail da Daniele e che sono qui per la prima volta abbiamo incrociato Facebook, ma non avendo email in list, l'indirizzo, sono pregati di lasciarlo da Daniele. Qui oggi ci sono anche le altre di altre organizzazioni, non ci interessa, non sono associative, sono più propriamente profilate in modo, diciamo, di sinistra. Qui lo sto dicendo come Casa Rossa, organizzatrice di questa iniziativa. Noi, io penso che dovremmo provare ad andare in solferino, e questo sarà il primo passaggio. Ci sarà, e andremo con i cartelli, e deve essere una cosa nel cuore di Milano che sia molto visibile. Dovremmo parlare anche dei russi, e voglio delle facce giovani, quelle che ci sono qui stasera e che ho visto. Noi dovremmo iniziare una maratona che potrà essere, guardate, però questo significa impegnarsi. E qui cito una parola con la lettera I maiuscola. Ognuno di noi in questo periodo sente parlare di investimenti.
l'Italia non potrebbe investire perché non è competitiva. Ha una magistratura dove magari c'è un magistrato Guariniello a Torino, c'è il magistrato di Trana che vuole inquisire stanno nel puro per dei rating che non stanno né in cielo né in Italia. Abbiamo una magistratura sulla quale interverrà anche il PD. Questo paese non è competitivo, non si può investire in questo paese. Sapete che cosa abbiamo bisogno? Noi abbiamo bisogno di investire. Delle due mani. O facciamo gli spettatori, facciamo delle iniziative noi dove partecipare ci sentiamo degni, ci sentiamo corrisposti, ci sentiamo coinvolti e alla fine ci pensiamo neanche pure anche meritori e degni perché noi siamo più sensibili degli altri. Bravo. Ma non è così che funziona. Non è così che funziona. Perché senza investimento di noi stessi su queste cose qui, che ci riguardano, perché guardate che investiranno la nostra vita. Se questa città oggi venisse presa, se venissero messi in ginocchio io so, potete giurarci, ci sono dei grandi problemi. E anche i russi, guardate le coincidenze, in Russia ma anche in Siria, proprio oggi. Assad è tornato a bombardare il suo popolo. Guardate che coincidenza. Assad torna a bombardare il suo popolo perché l'offensiva riparte, i bombardamenti, l'espansione verso est, la pressione sulla Russia aumenta ancora. Nessuno di noi appartiene al partito di Putin. Noi tra di noi ce lo possiamo dire. Però Solferino a Milano e io mi permetto in questa assemblea con quelli che ci sono, io non sono un assemblearista, però ho bisogno di sentire il polso, perché se io vedo le mani mi rendo conto della praticabilità, tanto lo faremo lo stesso, però ho bisogno di capire che tipo di volontà c'è fra di noi, perché ognuno rilancerà e noi Solferino, davanti a Solferino, per partire da lì dovremmo essere in un bel punto. Guardate, se fossimo questi, là, basterebbe, però dobbiamo essere di più. Sono con te Luigi, sono con te. La RAI. Non sono ancora pronto per la RAI, Luigi, fai bravo, è troppo grande. È doveroso. Ci interessa un posto di risonanza dove ci sia il quotidiano nazionale più venduto. Alzi la mano chi è favorevole alla proposta di Solferino. Sì. Molto bene, giù le mani. Chi si attiene? Il contrario. Non le chiedo. Quando la faremo partire, vorrei dire che avremo dato, noi convocheremo qui una riunione del Comitato contro la guerra. Lo facciamo generalmente mercoledì. Lì ci organizziamo, dopo pochi giorni prendiamo e andiamo là. Perché noi dobbiamo provare a sfondare sto tavolo di muro che continuamente ci si para dinanzi. Ogni volta nei nostri discorsi, nelle nostre iniziative, guardate, ma non quella radio scalcinata equa e solidale, che non voglio neanche nominare, perché mi provoca anche un minimo, c'è un problema, lasciamola lì. Ma il Corriere della Sera io penso che sia più importante. Dopodiché, se ci vorremmo fare una passeggiatina anche presso gli equi e solidali, lo faremo e ce la faremo anche lì e probabilmente li svergogneremo anche, perché non per il presidio del 31 maggio, non per le iniziative della Siria, noi qui abbiamo avuto una coltre di silenzio che è stata veramente vergognosa. Sono contento comunque di aver sentito il polso. Quando faremo la riunione prego di esserci, perché guardate che se non compiamo l'investimento con noi stessi, dobbiamo essere sinceri. Ve la dico così, noi dobbiamo necessariamente metterci anche noi a competere con loro, perché loro sono i nostri avversari. Se noi non competessimo, sapete che cosa saremmo?
degli spettatori. E io spero che qui non ci siano solo degli spettatori, perché questa non è la sala dello spettacolo. Noi ce lo siamo detti. Sulla tessera della Casa Rossa, guardate un po', c'è scritto cultura, certo, informazione, formazione, poi arriva la parola organizzazione, parola magica, e alla fine politica. Sì? Ok. Allora, io volevo fare... Io sono Deborah di Senso. Io volevo fare una considerazione e poi una domanda. La prima considerazione che mi viene è questa. Interessante il paragone con la lotta con i mongoli, però a me mi è venuto un altro paragone che credo che molti di noi hanno in testa. La lotta di Alessandro Nieschi, non so se lo pronuncio giusto, contro i cavalieri teutonici. Sì, no, ma questo è stato un caso, perché sì, infatti, perché la casa si chiama Roma per quello. E visto che mi viene in mente questa lotta, quindi quella della civiltà russa contro l'avanzata dell'Occidente, certo, nel Medioevo, certo. Questo era l'espansionismo tedesco nel Medioevo, i cavalieri teutonici, no? E questo eroe che blocca l'avanzata della Russia sul lago ghiacciato, la famosa battaglia, eccetera, un famoso film di Eisenhower, con musica di Prokofiev e compagnia. Tanto per dire che chi è il comandante anche un pochino conta quando si fanno le cose, quindi questo è sempre un aspetto da tenere in considerazione. Ma a parte questo... Ma a parte questo aspetto, per l'appunto, dell'importanza di avere un comandante e la lotta della Russia con l'Occidente, la Russia, per l'appunto, in tutta questa battaglia contro, in fondo, una simile forma di espansionismo tedesco, quanto c'è? Digli anche dei paragoni con gli occhi. Sì, se sono molte foto ancora, e allora il discorso qual è? Con la Russia, perché la Russia adesso purtroppo io posso rispondere, perché stamattina abbiamo parlato solo di questo, che purtroppo Russia, infatti, puoi, intanto metti le foto, fai vedere le foto, io rispondo. No, aspetta un attimo, un altro, si deve mettere un altro. Comunque io intanto rispondo. Quanto c'è da aiutare in quello? Certo, c'è da aiutare, però per il momento più di aiuti umanitari che la Russia manda e raccoglie i profughi, che sono quasi un milione di profughi, un milione. La Russia non può militare. Per il momento intervenire militarmente non può, perché loro non aspettano l'altro, perché se la Russia interviene, loro cominciano a bombardare non Mosca ma le città lì vicine, cioè sono pronti. Poi tra l'altro aerei arrivati dall'Italia sono pronti tutti lì alla frontiera, con lì nelle Baltiche, nelle Repubbliche, alla frontiera con Bielorussia, che il loro presidente ha anche protestato, tutti aerei arrivati dall'Italia, perché l'Italia è la base militare più grande in Europa, sapete che in Italia è la base della NATO, lo sapete? Sono pronti e non aspettano altro. Infatti tutto questo, in Russia sa come lo dicono, questa non è la guerra d'Ucraina, questa è la guerra tra America e Russia. Io ho sentito parlare un signor ucraino, ha detto così un parlamentare, ho visto un telegiornale che diceva così, un parlamentare comunista, diceva questa è la guerra tra Russia e America fino all'ultimo ucraino. Così, ha detto così, perché loro stanno avanzando la gente, la popolazione dell'Ucraina, e poi intanto vi racconto che parlando una cosa molto interessante, perché diceva Sergei che loro hanno bisogno della guerra, il governo adesso non è che finiranno molto presto, loro hanno bisogno della guerra per tanti motivi. Primo, perché adesso, da quando è successo, da febbraio, da quando è iniziato questo Maidan, già da febbraio, hanno
i prezzi sono raddoppiati per tutto, da pane per le medicine, le gas, elettricità, i stipendi sono rimasti sempre quelli, i pensioni sono sempre quelli, per cui così la gente non protesta. Colpevole sempre la Russia, perché dicono a loro che combattono la Russia, ok, dopo e che dicono loro, raccontano che sono stati attaccati dalla Russia. La televisione ucraina fa vedere e dice i russi hanno bombardato, i russi hanno ucciso, ma loro sono, dicono sì, che Russia ha attaccato Ucraina, che Russia fa la guerra all'Ucraina. Ecco, e quindi adesso continuiamo con il nostro racconto.